Hai detto bene, arte, perché quando vai a Coverciano ti dico che il calcio è arte, quindi lui è stato l'artista più grande in assoluto. E io ricordo sul campo di Maradona, ce n'era tanti, io l'ho incontrato tante volte. Tre mondiali? No, Due, tre calcetti gli hai dati anche. tanti. Perché una volta si poteva picchiare Billy, ma la cosa bella sua Oggi era. col VAR farebbe espellere quattro giocatori a Sarebbe partita. 600 Hai gol, ma la cosa bella è che lui si rialzava e non protestava mai. protestato. Beh, come i grandi Non giocatori. protestava Anche mai, così. ma veramente gli davamo. Poi era intelligente, se lo marcava un difensore, ti portava a centrocampo, se lo marcava un mediano, lo portava a fare la punta, ma gli ho visto fare delle cose incredibili. Mi piacciono le parole, noi abbiamo la chat del Mondiale del 90 dove Ciro Ferrara ha messo un video commovente, mi viene da piangere, dove vincono la Coppa UEFA e Ciro piange. E Maradona c'è per lui, perché lui è napoletano, perché quindi. Ha detto, e scrive Ciro, ha sempre rispettato tutti i suoi avversari, questo dovete saperlo, e per noi è stato un punto di riferimento importante, noi veramente non ci ha mai tradito. Quindi sto con le parole dei loro compagni, perché non l'ho Va conosciuto bene. al di fuori, non sta a me poi a Tu l'hai solo giudicare. incrociato ai mondiali del 90.